Ragazze, bentornate sul mio canale. Questo è un video su questa mini palette di Natasha Denona. Ma prima di parlarvi di questa palette, se non siete ancora iscritti al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale. Qui sotto c'è un bottoncino rosso, cliccateci sopra, iscrivetevi, mi raccomando, è importante. Attivate la campanellina così sarete tra i primi a ricevere le notifiche quando usciranno i miei prossimi video e vi invito a condividere questo video sui vostri social e a venire a trovarmi su Instagram e sulla mia pagina Facebook se vi fa piacere. Ma ora parliamo di questa mini palette di Natasha Denona. Questa è la palette, si chiama Star Palette, è in edizione limitata. E cosa dire, ha dentro 5 ombretti per 0,8 grammi di prodotto con un pavo dall'apertura di 24 mesi. Questa palette io non sono mai stata per comprare queste mini palettine, ma l'ha comprata la mia amica Ingrid del canale Ingrid Crazy Makeup. Ciao tesoro, grazie, mannaggia a te. Che mi ha fatto conoscere questa palettina perché le ho sempre bypassate. Perché non lo so, ho sempre pensato quanti look ci puoi fare con una palettina così, ma in realtà se ne possono ricreare con questa palette 3. Io adesso ne ho ricreati due, uno più naturale, che è questo, e uno un po' più particolare, che è questo. Allora, innanzitutto la palette si presenta così, con due toni matte e tre shimmer e due shimmer e un duo chrome. Questo duo chrome è veramente uno spettacolo. Guardate qua un po' questo colore qui. Vi faccio bene lo swatchino. Guardate che spettacolo. Ha dentro dei riflessi verde acqua con una base marrone rosata. E infatti quello che ho ricreato da questa parte dell'occhio, ho voluto ricreare due make-up, uno più naturale e uno particolare, e poi se ne può ricreare uno così, anziché metterci questo colore qui, ma metterci l'oro. Quindi si possono ricreare tre make-up. Cosa dire? Questa palettina ha un prezzo di 25 euro in edizione limitata e vi devo dire mi è piaciuta tantissimo. Qualità, ovviamente, Natasha Denona, quindi chi conosce il brand sa la qualità di queste palettine. Ma ora vi lascio alla realizzazione di questo make-up, di questi due make-up che non sembrano tanto diversi, ma in realtà sono molto diversi. Perché visti così con una luce artificiale sembrano quasi identici, ma in realtà non lo sono. Vi lascio alla realizzazione di questi due make-up e alle considerazioni finali. Mi raccomando, guardate tutto il video. Allora ragazzi, iniziamo subito a fare il primo look con questa bellissima palette. Prendo un pennello da sfumatura di NYX e prendo il marroncino chiaro, battendo appena appena l'eccesso, e lo porto nella piega dell'occhio. Guardate la scrivenza che ha e con che facilità si riesce a sfumare questo ombretto. Cioè, veramente si sfuma con niente. Ora prendo il marrone più scuro e lo porto all'esterno dell'occhio e un po' anche all'interno e nella piega per intensificare un po' l'angolo esterno e un pochino la piega. E anche questo si sfuma veramente velocemente. Ora con il dito vado a prendere il duo chrome della palette e è veramente bello. Guardate che bello che è. Lo lavoro bene con il dito. Ora vado a prendere il pennello, prendo il colore più chiaro, sempre shimmer, e lo porto all'angolo interno
dell'occhio. Ok, ora prendo un pennello a penna e prendo il marrone scuro, lo porto sotto la rima ciliare dell'occhio. Guardate, il make-up è già finito. Ora passiamo al secondo occhio. Vado a prendere sempre il pennello di NYX con il marrone chiaro. E lo porto nella piega. Ok, ora prendo il marrone scuro con lo stesso pennello e vado a intensificare la parte esterna dell'occhio e lo porto un po' anche questo nella piega. Ma ragazzi, ma state notando in quanto tempo ricreo questo make-up? Porto adesso il marrone scuro sempre sotto la rima ciliare dell'occhio. E sono indecisa se prendere l'oro oppure il colore chiaro, ma voglio fare proprio un make-up naturalissimo. Quindi prendo quello chiaro, guardate, fa anche un po' effetto bagnato. È stupendo, veramente. Prendo il pennello e lo porto anche nell'angolo interno dell'occhio e un po' sotto la rima ciliare che si congiunge col marrone scuro. Do una sistematina all'angolo esterno. Guardate, il make-up con gli ombretti è terminato. Ora vado ad applicare mascara, eyeliner e rossetto e matita nera e il make-up è finito. Allora ragazze, cosa dire di questa palettina Natasha Denona? Mi piace tantissimo, questi ombretti sono burro, come tutti i prodotti Natasha Denona. Ovviamente zero fallout, alta pigmentazione, alta scrivenza. È stupenda, vi consiglio se la trovate di provarla. Cosa, sul sito Sephora per ora è sold out, non so se tornerà in stock, però la potete trovare nei negozi fisici. Infatti l'ho trovata nel negozio fisico perché non la, era già finita, era già andata sold out. Dopo che me l'ha detto la mia amica Ingrid, era già andata sold out, quindi non ho potuto prenderla. Poi era un po' titubante perché, appunto, come vi dicevo all'inizio, all'intro del video, una palette di 5 ombretti non mi ha mai convinto perché ho detto sei molto limitata a fare dei make-up. Invece, alla fine se ne possono comunque ricreare 3 e non sono pochi per 5 ombretti. Quindi ragazze, cosa dire? Ve la consiglio? Sì, ve la consiglio, può essere anche un bel regalo di Natale. Fate una bella figura, secondo me, regalare una palette così, perché sembra una stupidata, ma in realtà è veramente un'ottima palette. Sembra una stupidata perché 5 colori, ma 5 colori di ottima qualità, con una scrivenza bellissima, cremosi, senza fare fallout e poi qualità Natasha Denona con 25 euro fate un bellissimo regalo. Quindi ragazze, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!